Bene, adesso c'è spazio 5 minuti per qualche domanda, per cui chi ha qualcosa da chiedere lo faccia subito. Eccola, è possibile portare il microfono? Ritornando a quello che si diceva stamattina sulla comorbilità nel disturbo di apprendimento e comorbilità con disturbo specifico di linguaggio, per quanto riguarda lo studio col tutor, mentre per chi ha solo un disturbo di apprendimento, un disturbo specifico di lettura, il tutor è un aiuto necessario, ma risolve in breve tempo il problema. Quando c'è un disturbo specifico di linguaggio, tutti i testi vanno rivisti e molto spesso riscritti in un linguaggio semplice, come abbiamo visto stamattina, cioè frasi brevi, soggetto sempre esplicitato, evitare frasi negative, evitare le passive, evitare le relative. Per cui il tutor ha un lavoro molto più lungo, molto più impegnativo, diciamo. E secondo me non sono sempre equiparabili e le ore non sono sempre sufficienti, ecco, per chi ha la comorbilità. Sì, mi sembra che sia una considerazione più che una domanda. O a chi la rivolgeva in particolare? Pronto, nel senso che se qualcuno, insomma, ha avuto esperienze, se ci sono tutor in aula che hanno avuto esperienze, se ci sono docenti che hanno avuto esperienze e hanno lavorato con ragazzi con la comorbilità del disturbo di apprendimento, disturbo di linguaggio, mi piacerebbe confrontarmi, insomma, perché mi sembra che sia, mentre con un disturbo specifico di lettura la sintesi vocale è già un grosso aiuto e quindi il tutor può aiutare nelle mappe concettuali, per chi ha un disturbo del linguaggio si complica tutto. Ecco, era un confronto, insomma, non è proprio una domanda, ma mi piacerebbe sentire qualche altro parere. Ecco, grazie. Se c'è qualcuno dei relatori che vuole intervenire, perché credo che sia una domanda che può interessare a più relatori. La professoressa Friedman. I think that one thing is that we can be optimistic with respect to treatment for syntactic impairments, because we have some experience, and also Professor Ressa Cardinaletti have experience with treatment of students and high school children who have SLI. Once you treat their syntax, they become better. But of course, this is not the only thing that should be done with them in the universities. Usually what they need is, except for treating their language, they need some support during their studies. So they need some support with explaining to them again what was said in class or what was written in the paper that they should read. And do you want to add something about that? Sì, c'è un tutorato, diciamo, ad hoc di sostegno nello studio, questo è quello che abbiamo fatto. No, io ho dato la parola alla professoressa Friedman perché lei ha esperienze nel trattamento degli SLI legato a quello che abbiamo detto oggi, cioè un trattamento specifico del disturbo sintattico sulla base di queste ipotesi linguistiche con cui lavoriamo. Però certamente là dove c'è comorbidità, l'intervento deve essere, diciamo, su piani diversi.
Salve, io vorrei avere delle informazioni per quanto riguarda un futuro corso per diventare tutor, se nell'anno 2013-2014 verranno fatti e chi vi può accedere. Forse, ecco, Giacomo Guaraldi può rispondere a questa domanda, per Modena almeno, per l'Università di Modena. Dunque, allora, sicuramente per il 2013-2014, per quanto riguarda l'Università di Modena e Reggio Emilia, noi torneremo a ripetere il corso. Appunto, come vi accennavo prima, stiamo pensando di reintrodurre un modulo di un certo numero di ore all'interno del corso più in generale rivolto ai tutor che affiancheranno studenti in generale con bisogni educativi speciali. Questo perché abbiamo visto come molti studenti desiderino partecipare al corso anche solo per una loro formazione personale, questo ci fa molto piacere, e in secondo luogo perché questo ci permette di erogare loro questi 3 crediti formativi che fanno comodo anche allo studente per una propria carriera universitaria. Quindi per quanto riguarda l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, nei mesi tra gennaio e marzo sicuramente ripeteremo questo corso per tutor, comunque verrà pubblicizzato tramite manifesti e scrivendo a tutti gli studenti dell'Ateneo tramite la mailing list. Salve, io chiedevo questo, io sono qua. Insegno inglese sia ai bambini che agli adolescenti e agli adulti, quindi il problema del DSA lo vivo è tutto. Io mi chiedevo questo, se ci sono dei consigli, una bibliografia, dei siti sui quali io possa andare a trovare degli spunti, perché il problema più grande nella mia esperienza è l'associazione del DSA con problemi di memoria a breve termine. Anche in francese, per esempio, è molto difficile, non insegno solo inglese. Quindi io mi chiedevo se proprio nella pratica c'è già qualcuno, sicuramente ci sarà, che ha qualche metodo da consigliarmi, perché quello per me, e non credo solo per me, è lo scoglio più grande, perché gli strumenti compensativi funzionano e dispensativi funzionano, ma se c'è un problema a livello di memoria a breve termine diventa estremamente complesso. Lì va il mio buon senso, ma lì... I can also talk in English, sorry, I didn't want to exclude. My question was regarding if there are any tips regarding practical strategies that I can use in classrooms with this kind of students when they have problems with short-term memory, because I think that this is, in my experience, the biggest issue. The relation between working memory and all these kinds of, or with syntax and with dyslexia, is very intricate and very interesting. What we see is that there are some domains that working memory is very closely linked to, and other domains that working memory is not related to. So when we talk about acquisition of new lexical items, new words, there we know that working memory, new words in a second language, we know that working memory is relevant. And therefore we sometimes need, in these cases, we need not only repetitive, it's called not only repetitive knowledge, but also what's called enhanced memory, which means that you have to connect what the new word that they learned to something that is already in their long-term memory. Exactly, exactly. The other side, if we talk about syntax, there the relation between phonological working memory and syntax is much less evident, because we see that there are people who have very, very poor phonological working memory with very good
comprehension of syntax and vice versa. But definitely for lexical acquisition, working memory might be, you might want to bridge the shorter memory by connecting them to long-term memory. Un'ultima domanda. C'è nessuno? Sì, c'è. Grazie, buonasera. Io ho seguito le relazioni della dottoressa Palladino e Iovino, e dove si è parlato di latino, inglese, francese. Volevo sapere se per il tedesco invece ci sono delle specifiche diverse, se qualcuno ha questa esperienza, com'è il tedesco, qual è la lingua straniera per l'utente, il bambino dislessico. Grazie. Sai Ovino che... Allora, io ho fatto vedere degli esempi di comparazione tra l'italiano e il francese, facendo vedere che funzionano più o meno allo stesso modo, anzi allo stesso modo. Quindi è presumibile pensare che anche inglese e tedesco abbiamo dei punti di contatto in questo senso, essendo entrambe germaniche, però bisognerebbe insomma sperimentare un po'. Allora, se la domanda era generale, beh, diciamo, ci possiamo aspettare differenze, diciamo, problematiche che sono simili alle varie lingue e poi problematiche che possono essere specifiche a lingue specifiche. Per esempio, nel caso del tedesco, c'è un ordine delle parole complesso, simile per esempio a quello del latino. Quindi la comparazione fra tedesco e latino potrebbe essere utile per far emergere certi ordini che differenziano questa lingua dall'italiano. Un aspetto interessante del tedesco è la posizione del verbo coniugato, che è sempre in seconda posizione e che noi linguisti analizziamo come una regola di movimento. E quindi possiamo aspettarci che quella costruzione potrebbe dare diciamo qualche tipo di difficoltà, e mi pare che anche in ebraico verb movement was difficult for in DSL. L'ebraico, che è una lingua simile al tedesco per quanto riguarda il movimento del verbo, in soggetti per esempio con problemi di linguaggio, con disturbo specifico del linguaggio, è un aspetto problematico. Quindi se c'è questa componente, per esempio in tedesco, la posizione del verbo coniugato, seconda posizione nelle frasi principali, potrebbe essere problematica. Bene, non scappate perché adesso c'è la tavola rotonda, quindi alcune persone discuteranno animatamente, risvegliandovi, sul problema della normativa per la lingua straniera, che è uno dei punti caldi.